Ah, i tempi di recupero non li sappiamo ancora, però è una lesione di primo grado, quindi cerchiamo di recuperare prima possibile, ma ancora non sappiamo i tempi reali quali sono. Hai sentito tirare durante la partita? Ho sentito una piccola fastidio, tirava, però meno del previsto. C'è stato un movimento particolare No, 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 che hai no, fatto per... no, no, no. Stavo rincorrendo e ho sentito tirare un po' il flessore. Me lo portavo un po' da una ventina di giorni il suo fastidio, però forse il campo un pochino pesante, non lo Un po' l'alternanza anche so. erba Erba sintetica che sintetico. purtroppo sì, quello sì, ti porta degli scompensi che li paghi a volte. Pensavate di avere qualche punto in più dopo due partite? Guarda, ti dico la verità, sicuramente capisco che c'è la delusione in città perché tutti si aspettavano che la squadra partisse con due vittorie. Noi siamo rammaricati perché anche noi ci aspettavamo qualche punto in più, però la cosa importante secondo me è che la squadra non è semplice dopo 3 mesi e mezzo di tutto quello che è successo, ricorsi, controricorsi, aspettare, non giocare. Affrontare squadre che già hanno fatto 5-6 partite e tu partire da zero, perché in realtà le partite amichevole sì, ma non è mai la partita della domenica, le tensioni sono totalmente diverse. E io penso che noi siamo partiti, tra virgolette, tranne che per i punti con il piede giusto, perché non era semplice. Sappiamo che è un campionato molto difficile questo qua e dobbiamo stare attenti, che purtroppo affrontiamo delle squadre che ci aspetteranno tutte, si chiuderanno e ripartiranno in contropiede. Noi dobbiamo essere bravi a tenere l'equilibrio giusto perché anche noi forse troppo la frenesia domenica, la frenesia di andare a fare gol in vantaggio, rischi di prendere gol e di non rimetterle più in gareggiata perché rischi di perdere le partite. Purtroppo la C è questa qua. Io sto seguendo un po' le varie partite e vedo tutte squadre che affrontano le partite in questo senso qua, si difendono. Ripartono, ti fanno gol e dopo è difficile fargli gol perché fanno dei muri avanti. Gli episodi un po' purtroppo domenica, se l'arbitro ci dà quel rigore, può darsi che andando in vantaggio sicuramente avrai più spazi e la partita si poteva mettere in altro modo. Un'altra cosa che non aiuta in questi casi nelle prime giornate è il fatto di essere un gruppo nuovo, no? Rivoluzionato, ritrovarsi da zero, ritrovarsi, vabbè, tutti i tuoi ex compagni con cui l'anno Sì. scorso giocavi insieme, però nell'insieme è stato assemblato un gruppo totalmente Ma nuovo, infatti, forse vi mancano sicuramente, forse ancora un po' i siamo 18-20 giocatori nuovi, non è semplice. Perciò ti ho detto, io capisco la delusione dei tifosi, però dall'altro lato ti dico la verità, sono contento di come siamo partiti, tranne dei risultati che tutti ci aspettavamo di avere 6 punti. Però ce la siamo giocata, abbiamo subito due tiri in porta in due partite, e con gli episodi forse meritavamo 6 punti. E come dici tu, siamo 20 giocatori nuovi e non è semplice assemblarli subito all'inizio. Sapevi che all'inizio potevi avere delle difficoltà, però penso che noi ci dobbiamo togliere la frenesia di entrare in campo e di essere frenetici. Dobbiamo fare il nostro gioco e avere la pazienza di trovare il varco giusto e cercare di portare a casa il risultato. Io sono convinto che sicuramente il campionato non lo vinci dopo due partite, né dopo un mese, né dopo 2 mesi. Dobbiamo trovarci ad aprile, sperando di trovarci là e accelerare e andare a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Quel discorso della poca pazienza lo sottolineava domenica dopo la partita anche il mister De Canio, quindi ecco, potrebbe essere questo qui un aspetto su cui lavorare anche sul piano, diciamo, mentale, no? Poca pazienza dovuta da cosa? Pressioni tra virgolette nel sapere di dover vincere, la voglia di No, vincere, secondo me la insomma, voglia di cosa. vincere, perché anche noi abbiamo la voglia e vorremmo vincere tutte le partite, ma sappiamo che purtroppo non può essere così, perché affronti degli avversari che quando giocano contro di te sicuramente danno qualcosina in più, perché ci tengono, squadre che ti aspettano, quindi noi dobbiamo essere bravi a gestire meglio la partita, nel senso di aspettare il momento giusto, perché purtroppo a volte la voglia... Sicuramente la voglia a questo gruppo non gli puoi dire niente perché ci sono 20 giocatori che hanno una voglia immensa di raggiungere prima possibile l'obiettivo, però come ho detto
dobbiamo avere pazienza e trovare il varco giusto e gestire meglio la partita. Contro il Renate avete giocato in maniera diversa rispetto alla prima partita, rispetto anche un po' a come avete iniziato tutto il precampionato, no? 4-3-3, adesso si parla di 3-4-3, 3-4-1-2. Per te personalmente cambia molto a centrocampo giocare da playmaker con due mezzali ai lati oppure giocare con un altro mediano, diciamo, a 2 o a 3? Sì, sicuramente cambia perché giocare a 3 negli ultimi anni ho sempre giocato a 3, però negli anni precedenti ho anche giocato a 2 a centrocampo. Il mister, non lo so, per esigenza ha voluto cambiare modulo e penso che ogni giocatore si deve adattare a qualsiasi modulo e evenienza che l'allenatore chiede. Adesso voglio fare una domanda un po' maliziosa, se questo problema muscolare possa essere stato dal fatto che appunto è giocato, diciamo, in maniera diversa, non dovevo correre di più, insomma, in sostanza, giocando a due piuttosto che a tre. No, guarda, è un problema che ti ho detto, non lo so, mi sto portando da un po' di tempo dietro e purtroppo da sulle superfici dell'erba sintetica sicuramente che hanno degli impatti diversi e dava un po' di fastidio alla schiena che alla fine poi ti dà dei fastidi dietro la gamba. Quindi era un mesetto e mezzo che mi portavo questi fastidi dietro. Poi abbiamo lavorato fino a poco tempo fa, nemmeno una settimana fa, sul campo in erba sintetica, quindi fare una partita su un campo dove è un po' più molle può causare queste cose. Poi succedono, però penso che non è quella la causa del problema. Quando De Cagna dice che abbiamo fatto difficoltà a mandare in profondità le tre punte, no? Abbiamo schierato tre prime punte, sostanzialmente un tridente un po' particolare, e anche perché tu sei chiaramente tenuto d'occhio in maniera speciale da tutte le squadre avversarie. Contro il Renate c'era, mi sembra, no, Toninelli, l'altro interno, insomma, che ti guardava Sì. spesso, e infatti De Cagna ha spiegato che doveva essere Bergamelli a uscire Pisco, Piscopo, sì. esatto. Quando viceversa hai spazio, sappiamo tutti che sei capace di mettere la palla sui piedi di un Ma compagno. sicuramente dovrei. Quanto può limitare questo comunque il gioco di una squadra che Ma dista io tanto penso da che te? sicuramente siamo una squadra molto competitiva, quindi chiunque ha la possibilità e i mezzi per cercare di fare la giocata giusta. Quindi dobbiamo sicuramente superare a qualsiasi evenienza che l'avversario ci opponga, quindi su questo non ho nessun problema. Sul, diciamo, pregi e difetti, no? Nel senso che sul valore tecnico di questa squadra non si può assolutamente discutere, no? Anzi, forse il fatto di essere partita con i favori del pronostico esalta un po' gli avversari. Forse la differenza dove si è vista in queste prime due partite e potrebbe anche, vista un po' come è formata la squadra, fisicamente anche, la differenza può essere nel passo, nel ritmo, no? Squadre, forse le altre, cercano di andare a colmare quel gap tecnico magari con l'aggressività, con il dinamismo. Ecco, quanto può essere, come fare per cercare di limitare i danni da questa situazione? Nel Guarda, ti senso. dico la verità, io poteva essere un problemino all'inizio, sicuramente anche quello là, come dici tu, perché purtroppo devi giocare a ritmo loro, forse anche un pochino in più per cercare di portare a casa il risultato. Però dal ritiro, vedendo allenare questa squadra, vedendo le caratteristiche di ogni giocatore, al di là che hanno delle qualità tecniche, hanno pure caratteristiche di corsa e di dinamismo, quindi quello no, sicuramente. Rispetto alla partita di Pesaro, sicuramente con Renate siamo stati un po' più compassati, ma secondo me è stato pure in base alla partita, come è evoluta la partita, perché se vai in vantaggio sicuramente hai degli spazi enormi e riesci a fare un altro calcio. Purtroppo, come ti ho detto, quando stanno tutti dietro devi avere la pazienza di fare pure qualche giro in più dietro e rallentare pure un pochino più il ritmo e cercare di far uscire loro, perché altrimenti hai poco spazio sicuramente per dare le palle oltre la linea difensiva loro, perché se sono bassi fai fatica a mettere la palla dietro alla difesa avversaria. Quindi
quello sicuramente, come dici tu, devi avere un ritmo sì, non pari a loro, ma forse ancora di più per cercare di portare a casa il risultato. Vedendo un po' gli allenamenti, io diciamo che nelle ultime 3 settimane ho visto quasi tutte le mattine a Campidello, no? Gli allenamenti qua sono intensi, nel senso che vedi ritmo, vedi corsa, vedi dinamismo, insomma. Ecco, cosa che è mancata domenica, a tuo avviso, forse ci ripeto, forse già l'hai spiegato, non lo so, però si è notata proprio questa grande differenza che c'è stata fra la settimana e la partita vera. Guarda, io penso che, vabbè, dopo 3 mesi sicuramente partire fortissimo, avevamo una voglia pazzesca di partire a 1000, infatti a Pesaro anche ci sentivamo sicuramente in modo diverso, abbiamo affrontato la partita in modo diverso, eravamo primi sulle palle, ne abbiamo subito proprio 0. Domenica sicuramente forse c'è stato un passettino indietro su questo, sul fatto del dinamismo, ma tra virgolette ci può pure stare, perché veramente non giocare 3 mesi, guarda che non è semplice, non è un alibi, non deve essere una scusa, ma purtroppo è la realtà. Affronti delle squadre che hanno 5-6 partite nelle gambe, io l'avrei voluto affrontare negli stessi minuti nelle gambe che hanno loro, forse sicuramente qualche punticino, col punto interrogativo poi si può dire qualsiasi cosa, però affrontarli nelle stesse condizioni loro sicuramente ti agevola qualcosina in più. Noi sicuramente sappiamo che le 2-3 partite farai un po' fatica per trovare la condizione della gara, che sicuramente è una condizione totalmente diversa dall'allenamento, perché in allenamento puoi spingere, puoi fare quello che vuoi, ma la gara ha totalmente movimenti diversi e ritmi diversi, quindi solo giocando e prendere minuti nelle gambe puoi trovare la condizione giusta per affrontare le partite. Senti, oggi abbiamo visto subito De Canio molto più attivo sul 4-3-1-2 e ovviamente, viste le defezioni e la tua indisponibilità, potrebbe puntare su Callegari, o Callegari, secondo la pronuncia. Che ci puoi dire del tuo giovane compagno di squadra, caratteristiche e se è pronto per prendere in mano il centrocampo della Ternana a Verona? Guarda, il mister dal primo giorno, dopo un po' che abbiamo fatto il ritiro, ci ha parlato a tutti e questo ha detto. Ha detto: per me ci sono 20 giocatori che possono giocare titolari. E infatti è la realtà, perché secondo me abbiamo dei giovani molto forti che sicuramente quando verranno chiamati in causa ci possono dare una grandissima mano. E io sono convinto che ha delle potenzialità enormi. È giovane, sicuramente si deve dare anche la possibilità che può sbagliare, perché un giovane purtroppo è così. Non bisogna subito condannarlo se sbaglia, perché è il calcio dei giovani, dopo quando arrivi nei grandi un po' lo scotto devi pagare, però sono convinto che se viene chiamato in causa darà tutto e farà bene, perché è un ragazzo di grandi qualità, ma come sono tutti gli altri ragazzi, perché penso che la Ternana ha i giovani più forti del campionato. A proposito di giovani, tu sei insieme a Marilungo, capitano Defendi, e Orlando, uno dei 5 che erano protagonisti a Lecce nel 2009-2010. Ti chiedo, a distanza di 10 anni, se è cambiato il mister da allora, come l'hai ritrovato? Tu sei stato uno dei suoi pupilli, tra virgolette, all'epoca. No, ecco, adesso è cambiato, si è calmato un po'. Prima era un bel martello il mister, adesso si è calmato, no? Sarà un piacere per me ritornare dopo 10 anni, perché abbiamo vissuto una bellissima esperienza con la vittoria del campionato a Lecce, che è dalla B alla A, e poi l'anno dopo ci siamo salvati in A. Poi ritornare qua, avere questa possibilità, per me è stato un enorme piacere. E spero e mi auguro di poter ripetere con gli scongiuri la stessa annata che abbiamo fatto 10 anni fa. Settimana lavorate molto, moltissimo, di qua ragione sicuramente De Canio a farvi provare schemi su calci di punizione, su calci d'angolo. È vero che sono passate solo 2 domeniche, però fino adesso nessun frutto da questo punto di vista. Anche su questo aspetto forse bisogna migliorare. Quello sicuramente, perché come dicevo prima, quando affronti squadre che stanno chiuse devi approfittare di queste palle inattive, che devono essere l'arma in più a volte per sbloccare la partita, per cercare di far aprire l'avversario. Lo sappiamo pure noi che dobbiamo gestirle sicuramente meglio, però ti ho detto, come purtroppo
e la foga e la voglia e di sbloccare subito la partita che a volte ti porta a fare anche le palle inattive in modo frettoloso senza ragionare. Infatti noi dobbiamo essere bravi in quelli, a tenere l'equilibrio giusto, a ragionare su tutto e cercare di sfruttare al massimo ogni minima occasione che ci viene data. Una curiosità su Terni, se non sbaglio chi ti lanciò nel mondo professionistico fu proprio un allenatore ternano, Maestri Pietri, sbaglio? Maestri Pietri. Sì, Maestri Pietri, sì. Che ricordo hai, insomma, sì. Eri 19 anni. Ormai sono passati quasi 20 anni, però sì, bellissimo ricordo perché io non ho fatto il settore giovanile con squadre professioniste, quindi l'ho fatto in una scuola calcio nel quartiere di sotto casa mia. Mi sono trovato in Serie D a Santa Anastasia, ho avuto la fortuna di vincere il campionato da Under e l'anno dopo mi sono trovato in C che c'era Maestri Pietri e ho avuto la possibilità da ragazzo di fare un campionato importante che del girone C, che la C è molto tosta e mi ha fatto crescere tantissimo. Va bene? Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.